Manfredonia, 19 gennaio 2015, Stato Quotidiano, incontra il signor Mimmo Catalano, presidente della storica banda caratteristica, l'associazione Ciambotta Fresca. Il 17 gennaio, dunque, a Sant'Antonio è stata inaugurata la 62esima edizione del Carnevale d'Auto di Manfredonia, un carnevale che quest'anno si preannuncia di difficoltà per le attività della Ciambotta. Signor Mimmo, innanzitutto diciamo a chi non vi conosce che cos'è la Ciambotta Fresca e quando è stata istituita negli anni passati. E dunque, la Ciambotta Fresca non è altro che un gruppo bandistico folcloristico costituito da un gruppo di musicanti e un altro di strumenti caratteristici che raffigurano pesci tipici del Golfo di Manfredonia in cartapesta. Quando siete nati? Voi siete nati nell'81, se non sbaglio, Sì, attraverso la cooperativa Cactus, c'era precisamente, suo che poi padre. sì, inizialmente è nata come Cactus e poi ha preso il nome di appunto a Ciambotta Fresca, voluto veramente da mio papà che ha Che si poi chiamava? Tonun Catalogna, Tonino. detto in gergo manfredoniano. Ah, benissimo, benissimo. Voi quindi sono oltre 30 anni che fate questa attività Sì, della banda caratteristica, siete stati a Viareggio, a Fano. abbiamo fatto diciamo, i più importanti carnevali d'Italia. Viareggio, Putignano, Fano e altri che Riscuotendo tanto successo, quindi mi stava certamente dicendo che prima ne eravate addirittura una settantina, no? Con questi vari simboli. eravamo tantissimo e faceva un movimento che la gente ci apprezzava in una maniera veramente con molta soddisfazione. Abbiamo avuto dei consensi veramente forti. Avete sempre rappresentato un simbolo, dicevamo, poi attraverso questi vostri strumenti Sì, che sì. insieme alla musica sono questi Sì, pesci i pesci appunto che che rappresentano i pesci tipici del Golfo di vi abbiamo. Manfredonia, dal Ovvero? quale prende la ciambotta, il nome della ciambotta fresca, diciamo. Ecco, però nonostante rappresentate una banda caratteristica storica del Carnevale di Manfredonia, ci sono delle difficoltà. Lei ci diceva che addirittura non avete più la sede dove poter utilizzarla. Precisamente, noi avevamo prima una piccola stanzetta che attualmente la stanno ristrutturando, tutta la palazzina poi. E Nell'ex quindi, convento, del convento di San Francesco, giusto? certo. Quindi adesso ci troviamo nelle condizioni che non abbiamo nessuna sede. Il nostro materiale è stato, diciamo, posto pure in maniera poco corretta, in una stanzetta, insomma, umida e Cioè buttati lì quasi, sì, quasi buttati come. userei proprio questo termine, buttati proprio in un angolo, come se fosse immondizia. Ecco, voi la necessità della sede è annuale, cioè avreste bisogno di una sede fissa, Sì, diciamo. fissa nel senso che succede che questo materiale va ristrutturato, va accomodato perché prende delle botte, quindi appunto abbiamo bisogno di una sede fissa. Un materiale poi anche di pregio ci diceva che è Sì, fatto dal cartapestaio Matteo Trotta. Matteo Trotta, Ha sì, un costo, cioè ogni singolo, diciamo, certo. pesce che si vede Certo, raffigurare ha un certo. Tra costo. l'altro, li abbiamo spesati con i nostri. Che tipo di costi? Facciamo comprare, che tipo di costi hanno questi? Il costo, noi ne abbiamo fatti 6 e ci è venuto a costare quasi 2.000 euro. Quindi hanno un costo, diciamo, Sì. rilevante. Quello che chiede dunque al sindaco di Manfredonia, a chi se ne occupa, all'assessorato di competenza, è una sede. Beh, il nostro problema impellente adesso, in questo momento, è proprio la sede, perché appunto noi abbiamo una parte di materiale appunto in questa stanzetta poco accogliente e un'altra parte costituendo le divise e tutto il resto in un'altra stanzetta che ci avevano veramente non promesso, ci avevano dato quella speranza di assegnarci, che poi ci hanno detto che l'hanno data a Ecco, un'altra associazione. vi siete già rivolti in ogni modo alle istituzioni, Sì, sì, vero? sì, Ma non sì. avete Io avuto nessuna risposta. il più delle volte mi sono il vice sindaco e l'assessore Varrecchia, che insomma sembrava al momento che avesse preso a cuore il nostro problema, però poi non ne ho saputo più niente. Ecco, prima ci diceva addirittura, nonostante abbiamo detto che sono tanti anni, 30 anni che fate questa attività, rappresentate un simbolo per il carnevale, ma ci diceva che è pronto anche a lasciare tutto. Sì, il mio pensiero era quello, perché vistomi diciamo, abbandonato proprio perché non ci aiuta nessuno, insomma, mi scoraggia questa cosa. Quindi
Quindi avevo pensato appunto proprio di lasciare tutto. Nello stesso tempo mi dispiace perché questa cosa è stata costruita, voluta da mio padre e io ho cercato in Lo tutte le farei maniere di credere. portarla avanti perché penso che a una buona parte di Manfredonia Certo, piace questa certo. cosa e quindi Sarebbe un grandissimo però peccato alla fine mi vederla vedo costretto cioè, ad essendo abbandonare. senza sede, non Allora, signor Mimmo, voi siete convocati a giorni dall'Agenzia del Turismo che si occupa dell'organizzazione del Carnevale, come abbiamo compreso. al momento non siamo stati ancora contattati. Vogliamo Comunque, fare un appello finale? Un appello. un appello. Io vorrei mettermi anche in ginocchio se occorre, pur di... Io chiedo a quelli che contano, a Manfredonia, di prendere a cuore la nostra situazione e assegnarci. Io non voglio una reggia, non voglio un appartamento, voglio solamente un localino che ci permetta di custodire il nostro materiale. D'accordo, allora adesso contatteremo gli organi preposti, le istituzioni, nella speranza di poter raggiungere questa sede necessaria per far andare avanti l'attività della ciambotta, ringraziando il signor Mimmo Catalano. Buonasera, Razione di Stato, Buonasera grazie. a voi.